Bene, ciao a tutti, buonasera, benvenuti al 14º, giusto? Sì, guardavo il numero, al 14º episodio di Distanti di Badminton. Ok, entriamo nell'adolescenza di Distanti di Badminton. Velocissimo, vado a presentare la solita introduzione del seminario, la nostra sigla, come abbiamo detto poco fa. Ok, eccola qui, Distanti di Badminton, webinar dedicati a chiunque voglia partecipare, come vedete lì sotto. Tutti i venerdì dalle 9 alle 10, spieghiamo uno o più esercizi, e comunque da un esercizio poi se ne possono ricavare tanti altri. Utilizzate il logo domande risposte se volete intervenire, oppure alzate la manina sempre nel logo lì sotto, così vi accendo il microfono e potete farmi qualsiasi domanda. Se ti va, scrivi l'esercizio, così lo appunti nella tua personale libreria. Tutti i webinar sono registrati e sono su YouTube e sul sito federale. Per richiedere l'attestato, in segreteria a Eliana Passaniti, @badmintonitalia.it. Questo è il nostro manuale, se volete acquistarlo, con tutti i nostri colori, ovvero tutte le tappe colorate che poi vengono fatte nei corsi di formazione di primo, di secondo e di terzo livello. È un bel faldone con tante informazioni dentro. Siete già iscritti alla seconda stagione, quindi il link che avete utilizzato vale già per tutti gli incontri che vedete qui a sinistra, quindi 9, 16, 23, 30 aprile. Oggi siamo al penultimo incontro di aprile, poi ne avremo ancora 4 maggio, 4 giugno, poi luglio e agosto facciamo un po' di pausa, riprendiamo fino agosto, inizio settembre. Questi sono i miei contatti per qualsiasi informazione, il numero di telefono e la mia email federale. Ok? Sempre più veloce. E vi ricordo che se qualcuno ha perso le puntate precedenti, ok? Le puntate precedenti le trovate qui o sul sito, andando in questo contenitore Distanti di Badminton, cliccando sopra trovate tante altre cose, non solo dedicate ai tecnici, ma anche agli ufficiali, ai dirigenti, tanti argomenti, tanti contenuti. Se andate nel contenitore tecnici, e andate in quello esercizi, è quello che facciamo tutti i venerdì sera. Come vedete, poi ci sono altri contenitori. Oppure passare direttamente su YouTube, canale federale YouTube, vi iscrivete qui, andate su playlist e visualizzando, vedete qui Distanti di Badminton esercizi, visualizza la playlist completa, trovate tutti gli scorsi incontri. Si chiama esercizi Distanti di Badminton perché l'idea è proprio quella di dare gli esercizi, quindi non è un vero e proprio corso di badminton, se non è il corso di badminton li chiudiamo, ma l'idea è quella di dotare chi ci segue, di fornire a chi ci segue un'ampia gamma di esercizi. Abbiamo detto che Distanti di Badminton andrà in onda fino al 2024, ecco, quindi pensate un po' se avete la pazienza, la costanza di seguirlo da qui al 2024, che belle libricine di esercizi avrete. Oltre a quelli che trovate sul manuale Vola con noi, oltre a quelli che ben voi conoscete, oltre a quelli che vedete in giro, ecco. Ma è sempre meglio espandere le proprie conoscenze, essere curiosi, quindi la formazione non dovrebbe mai finire, più che altro la curiosità non dovrebbe mai finire. Ok, interrompo qui, perfetto. Allora, vediamo cosa abbiamo fatto l'altra volta, ma veramente in breve. Se vi ricordate, ho detto che abbiamo aperto un ciclo, okay, su degli esercizi ad attacco difesa. Eravamo finiti alla prima stagione con degli esercizi per allenare la velocità, il mitico speed training. La prima puntata della seconda stagione d'aprile era iniziata con un esercizio di speed training per finire un po' la prima stagione. Adesso abbiamo incominciato con alcuni esercizi di attacco difesa. La scorsa volta abbiamo visto degli esercizi di attacco difesa, se vi ricordate, due contro uno, ok? Quindi dove c'erano due giocatori in campo che solitamente attaccavano e un giocatore da solo, ok? Posto più in difesa, quindi due attaccanti contro un difensore. Abbiamo visto alcune variazioni, poi soprattutto come far sì che i due che attacchino eseguono un esercizio che gli serve anche a loro stessi, quindi curando bene i passi, curando poi bene anche la tattica, ma anche per il giocatore da solo.
Vi faccio vedere qualcosina su YouTube riguardo a quello che abbiamo visto un pochettino l'altra volta, ok? Per andare un pochettino a terminare gli attacco difesa 2 contro 1. Rivado a prendere YouTube, eccolo qua. Ok, ad esempio, se vedete questo video, ok? Levo il volume così ci parlo io sopra, ma tanto mi sembra che non si senta se condivido. Ecco, se vedete questo video, intanto che bella palestra, pulitissima, non ci sono solo i campi da badminton e basta. Un sogno. E vedete che non sono tra l'altro tappeti, sono proprio disegnati a terra. Ecco, vedete due giocatori posti uno dinanzi all'altro. Se ricordate la scorsa volta l'abbiamo detto che il giocatore, in questo caso una giocatrice, frontale comunque copre dal metà campo fino alla rete. Il giocatore di fondo campo dovrebbe coprire dal metà campo sino a fondo campo, andando un po' a definire questa area qui un po' la terra di mezzo, come il Signore degli Anelli, cioè la terra di nessuno, ma più che altro la terra di tutte e due, ok? Quindi è una striscia di campo importante che tutte e due devono coprire. E che poi sarà così anche nel doppio femminile, nel doppio maschile, nel doppio misto. E qui c'è il giocatore da solo. Adesso in questo video non si vedono tanti smash, però se vedete il giocatore qui con la maglia rossa, vedete che è in difesa, quindi vedrete che lui alza sempre il volano, che lo alzi dalla rete, che lo alzi dal fondo campo, mentre gli altri lo tirano maggiormente verso il basso. Vediamo. Ecco, vedete, servizio, clear, lui risponde con un clear, drop, lui fa net, lei alza, lui alza, lui alza, lui alza, lui fa un drop, lui fa net e rialza. Vedete che il giocatore arancione, a parte a rete dove magari gioca dei net, ma rialza sempre il volano, ok? Non si vede uno smash in questo video, però si può ovviamente variare mettendo anche lo smash, che quindi il giocatore da fondo campo, là in fondo quello con la maglia azzurra e nera, esegua anche lo smash, ok? Comunque vedete che è un esercizio che già costringe il giocatore a arancione, con la maglia arancione, rossa, a muoversi sui quattro angoli, ok? In questo caso sta ricevendo soprattutto dei clear, come adesso, dei drop, come adesso, e dei net. Ok? E lui vedete che spesso e volentieri, a parte il net che rigioca il net, gioca sempre colpi a fondo campo. Ok, un'altra volta abbiamo visto delle cose del genere, poi aggiungendo anche lo smash e altro. Ok, vi faccio vedere ancora questo. Invece è lo stesso esercizio, che poi noi lo vediamo tra poco, cioè fra qualche episodio, può essere anche 3 contro 1, ad esempio. Eccolo qui, vedete, in questo esercizio ci sono tre giocatori dall'altra parte dell'alete e un giocatore, questo qui, con la maglia azzurra, che dice un way, tra l'altro. Levo il volume, se non mi dà fastidio a me. Ok, vedete, è un 3 contro 1. Adesso dall'altra parte attaccano anche. Vedete, quindi il giocatore da solo è estremamente sotto pressione perché deve difendere soprattutto molti smash, li butta anche, e questo è il classico attacco difesa proprio da talebani, da puristi, nel senso vedete che dall'altra parte attaccano solo e quello a fondo campo, quello da solo difende solo, ok? Quindi è il classico attacco e difesa, metta rete, rialza, attacco e difesa, ok? Adesso non si vede, ma tra l'altro sono giocatori molto forti. Vedete che vi ho preso anche un po' artigianalmente una telecamera mobile. Però vi assicuro che sono smash molto, molto forti. Il giocatore qui, da questo lato, da solo, è Li Chen Wei, uno dei più forti giocatori della storia del badminton. Adesso, avete visto, hanno ingaggiato uno scambio teso, però vedete che finora quelli da fondo campo finora hanno fatto solo esclusivamente smash. Sono esercizi che poi spesso si fanno prima dei tornei, quando si prova le palestre. Vedete che in questi casi non c'è pubblico, c'è anche poca illuminazione, la classica giornata prima magari dell'inizio gare o a fine gara, che i giocatori vanno in campo e provano la palestra e provano questi classici esercizi di attacco e difesa o anche altro. Ok? Perfetto. Ok, quindi l'altra volta abbiamo visto un pochettino di esercizi attacco-difesa 2 contro 1. Oggi invece vediamo degli esercizi attacco e difesa 1 contro 1, che a mio avviso è anche più reale, ok? Perché comunque quando andiamo a giocare un singolare siamo 1 contro 1, quindi ecco,
non abbiamo due giocatori in campo, quindi non diamo la possibilità dall'altra parte di ribadire così velocemente, perché se gliela sono in due, ecco, sul volano ci arrivano sempre. Diverso è se si gioca uno contro uno, ok, metto una donna e un uomo, ok. Se si gioca uno contro uno è diverso, perché se il giocatore blu mette un volano a fondo campo, la giocatrice deve andare a recuperare, e non ho detto che arrivi bene con la racchetta alta in posizione per attaccare. Quindi ecco, è un pochettino, a mio avviso, più reale, perché va poi a mimare effettivamente quello che è il singolare maschile o il singolare femminile. Ok, vado a condividere il campetto. Ok, lo vado a prendere. O esercizio, ok, o con i punti o a tempo, uno contro uno. Ok, giocatore celeste, ok, diciamo giocatore arancione, che si vede meglio. Contro giocatore arancione. Allora, intanto, tutti gli esercizi, e voi, anche quelli che abbiamo visto l'altra volta, puoi decidere se giocarli a tempo, ok, o giocarli con i punti. Giocare con i punti dà la possibilità sicuramente ai giocatori di esaltarsi di più e di impegnarsi di più, perché comunque c'è un punteggio, cioè si entra molto più in competizione, ok? Quindi, allora, se noi facciamo il primo esercizio, decidiamo di giocare partita a 10 punti, a 7 punti, e poi si cambiano i ruoli, dove il giocatore celeste è in difesa e dove il giocatore arancione è in attacco. Allora, il giocatore arancione potrà fare clear, potrà fare drop, potrà fare smash, ok? Mentre il giocatore celeste deve sempre ribattere a fondo campo. Il primo può essere questo, come dicevo prima, da puristi, proprio l'attacco difesa da purista, ok? Quindi immaginiamo, no? Servizio alto, il giocatore arancione fa il clear e il giocatore azzurro risponde con un clear, perché deve sempre rialzare. Il giocatore arancione fa un drop, cioè quel colpo che va al di là della rete. Il giocatore azzurro, possiamo dirgli che deve alzare, o può fare anche net. Se deve alzare, a questo punto il giocatore arancione, ben capite che starà, diciamo, comunque più a fondo campo, ok? Quindi si occuperà di questa zona qua del campo, perché se noi abbiamo detto che il giocatore azzurro può solo alzare, ok? Poi il giocatore arancione fa uno smash, ok? Il giocatore azzurro va a prendere. Qui possiamo dire magari di difendere corto, anche perché difendere lungo non è facile. Il giocatore arancione viene avanti, fa un net o un lift, e il giocatore celeste va di nuovo a rigiocare clear. Ok, quindi questo l'attacco difesa, dove il giocatore celeste è completamente sotto pressione, non ha variazioni. Ok, però ripeto, è poco reale, perché in partita non ti troverai mai, anche quando giochi con un giocatore più forte di te, capiterà il momento che tu riesci ad avere il bandolo della matassa, no? E riesci a condurre uno scambio o qualche colpo dello scambio, oppure anche in modo fortuito una stecca e il volano va giù invece che di andare su, e comunque in quel momento sei in attacco. Un colpo che passa la rete e cade subito vicino alla rete, e quindi in quel momento sei in attacco. Quindi ecco, se vogliamo dare una prima variazione, dopo averlo fatto completamente da purista, ok, quindi con il giocatore celeste completamente in difesa, ok, possiamo aggiungere questa variazione, che il giocatore celeste da fondo campo può giocare il pull, ok? Allora, vi ricordate qual è il pull? Un attimo che riprendo il campetto. Il pull è questo qui. Quindi, cosa succede? Quando il giocatore in difesa, se mi vedete anche in monitor, riceve un colpo a fondo campo a mezza altezza, se vi ricordate, abbiamo detto che è mediamente sotto pressione, quindi invece di ricevere un volano qui a fondo campo molto basso, dove sarebbe estremamente sotto pressione, riceve un volano a questa altezza qua, ok? Il giocatore può giocare il pull. Il pull, se vi ricordate, è quel colpo che vi ha già teso. Ok, e poi va a cadere al di là della rete, o anche metà campo, dipende ovviamente quanto lo spingi. Quindi ecco, immaginiamo che la giocatrice è in attacco, la giocatrice celeste, no? Fa un bel clear a fondo campo teso, ok? Quindi vedete che viaggia teso e non viaggia così,
viaggia teso, il giocatore a fondo campo può giocare il pull. Il pull col colpo si chiama pull drop, ok? Drop, sapete che quel colpo che da fondo campo va al di là della rete. Il pull drop si chiama pull perché la tecnica è tirata, ok? Viene tirato il volano. Poi chi fa le cose in presenza capirà anche com'è, e potete vederlo anche nei video io su YouTube. Ecco, il colpo è tirato, trascinato, viaggia parallelo e cade al di là della rete. Quindi cosa succede? Un colpo che vi ho detto l'altra volta è fondamentale perché ti leva delle castagne dal fuoco, perché quando sei a fondo campo in questa situazione, ok, se tu pretendi di alzare sempre il volano, comunque ti attaccheranno sempre. Poi comunque da fondo campo riuscire a fare questa azione, ok, quindi a ruotare bene l'avambraccio, colpire bene il volano e mandarlo da fondo campo non è facile, soprattutto per le femmine, non è facile soprattutto per i principianti, ma anche chi gioca da un po' di tempo non è detto che ce la faccia, ok? Perché comunque ci va molta tecnica e anche un pelino di potenza. Quindi il pull è importantissimo perché è molto semplice invece come colpo. E il grande vantaggio è quello che non spinge il volano a fondo campo alto, ma spinge il volano teso, quindi mantenendo la contesa neutrale. Quindi ecco, la prima variazione può essere che il giocatore blu non è più completamente in difesa, ma quando riceve un volano a fondo campo, ok, può giocare il pull, ok, in modo da non trovarsi completamente in difesa. La seconda variazione, rispetto anche a prima, possiamo dire che il giocatore azzurro, ok, quando riceve il volano vicino alla rete, magari dei drop, può giocare dei net lungo linea oppure dei net incrociati. Quindi se prima era purista della difesa e quindi alzava sempre, adesso gli permettiamo sui drop, ok, sui drop della giocatrice azzurra di rispondere corto o corto incrociato, ok? Perfetto, rimetto il campetto. Ok, questo è il campetto. Ok, quindi questa è la variazione del pull. Un'altra variazione che possiamo dare è che il giocatore in difesa, quindi immaginiamoci sempre il nostro campetto, un attimo quello prendo, eccolo qua. Quindi immaginiamoci il nostro campetto. E se il giocatore in difesa, immaginiamo che qui c'è il giocatore in attacco, attacco e qui il giocatore in difesa. Un'altra variazione, e le variazioni potete sommarle, potete partire dal purista, l'esercizio purista, e poi aggiungere sempre di più delle variazioni e inanellarle come fosse una catena, oppure metterne sempre solo una, quindi puoi solo fare il pull, poi il resto alzi sempre, puoi solo dalla rete alzare o fare corto, okay? Decidete voi, in base anche a cosa volete fare quel giorno, cosa volete allenare. Allora, qui c'è il giocatore in attacco, qui c'è il giocatore in difesa, e possiamo dare la possibilità al giocatore di difesa, oltre di giocare il pull, quindi immaginate il volano che qui è va teso, se riceve un volano a rete alto, ok, invece di alzarlo o bloccarlo, possiamo decidere che il giocatore di difesa giochi kill, ok? Il kill, se vi ricordate, è quel colpo che dalla rete va, l'abbiamo visto, mi sembra, nella prima stagione, va a metà campo, a fondo campo e spesso anche volentieri al corpo. Si chiama kill perché l'idea è quella di uccidere lo scambio, kill, uccidere, quindi di terminare lo scambio. Si chiama anche kill perché una buona idea è anche colpire al corpo l'avversario perché è difficile per lui destreggiarsi con la racchetta e il volano. Ecco, quindi l'altra variazione che possiamo dare è quella che oltre al pull il giocatore in difesa può giocare anche il kill, ok? Un'altra variazione che possiamo dare e che stimola molto l'attacco e difesa è questa qua. Però vi prendo l'altro campetto. Ok. Un'altra variazione è questa qua. Allora, stiamo facendo sempre il nostro solito attacco e difesa uno contro uno. Ok. Col giocatore arancione in attacco, il giocatore celeste più in difesa. Possiamo dire questo. Con tutte le variazioni che vi ho già detto, tienile tutte buone, prendine solo una, prendine solo due, ok? Quindi prendi solo il kill, o prendi solo il pull, o prendi il kill e il pull, come vuoi tu, oppure fallo da purista, possiamo dire, allora, il giocatore arancione attacca,
Ma il corridoio di fondocampo, che è questo, ok? Quindi questo rettangolino e questo rettangolino, ok? Stiamo ovviamente giocando nel campo da singolare, quindi giochiamo nel perimetro interno, stiamo facendo attacco e difesa uno contro uno nel perimetro interno. Ok, ecco, possiamo dire e fare questa variazione dicendo al giocatore arancione che il corridoio di fondocampo non vale, è come se fosse chiuso. Ok, quindi il campo finisce qui. Ok? Finisce qua. Cosa succede? Cambia tutto, eh? Cambia tutto perché il giocatore arancione intanto cambia la posizione che invece di stare a metà campo può stare anche un po' più avanti, perché tanto il fondocampo non c'è, è chiuso. Cambia tutto perché comunque il giocatore azzurro, il giocatore celeste, ogni volta che alzerà il volano o dalla rete, ok? O dalla rete con un lift, o da fondo campo con un clear, facciamo un clear incrociato, dovrà fare cadere il volano prima del corridoio. Quindi cosa succede? Intanto per lui sarà un esercizio di precisione per il giocatore celeste. Per il giocatore arancione invece sarà un estremo piacere avere molte più possibilità di attaccare, perché il campo è molto più corto. Ricordate anche cosa abbiamo detto. È la prima volta anche nell'attacco difesa di mettere un pochettino di tattica, quindi comunque spiegare di strategia al giocatore in attacco di evitare di attaccare quando si è estremamente fondo campo, perché poi in partita non sarebbe una buona idea, ma di attaccare quando il volano è un pochettino più dentro il campo. Ok, ecco, in questo modo con un campo molto più corto, ok, elevando il corridoio finale. Un po' pulire il campo così si capisce meglio. Ok, quindi il campo del giocatore arancione è solamente questo, ok? Eliminando il corridoio finale, si dà molte più possibilità di attacco al giocatore arancione e soprattutto si dà molte più possibilità di difesa del giocatore celeste. Quindi il giocatore celeste è veramente molto sotto pressione. Io ovviamente qui metterei per il giocatore celeste la possibilità di giocare dei pull, la possibilità a rete ovviamente di fare dei net o fare ovviamente degli spin, quindi cercare comunque di mettere in difficoltà il giocatore arancione, se vi ricordate lo spin col colpo che dalla rete, se mi vedete in monitor, che dalla rete fa andare il volano alla rete, dalla rete alla rete, ma invece che farlo girare in maniera diciamo omogenea, far ruotare il volano su se stesso, un colpo fintato. Quindi ecco, darei sicuramente al giocatore celeste la possibilità di giocare dei net, degli spin, dei kill e dei pull, perché comunque in questo momento il giocatore arancione senza una parte di fondo campo ovviamente è molto agevolato. E questo comunque ricordatevelo anche di utilizzarlo comunque sempre, non solo negli esercizi di attacco e difesa. In qualsiasi esercizio che fate, ricordate il butterfly che abbiamo fatto nella prima stagione, il paracadute, ok? Ma anche le partite, di utilizzare sempre dei campi più corti, ok? Quando abbiamo dei principianti, sia che siano adulti o che siano bambini, utilizzare campi più corti, perché un principiante non sa muoversi. Allora, a parte che rischia di farsi male su un campo troppo lungo, rischia di farsi male, ok? Però poi anche gli scambi finiscono anche subito, perché comunque non avendo ancora dei buoni movimenti non arriverai sul volano. Quindi comunque principianti, campi più piccoli. Poi se sono principianti piccoli, che sono bambini, che sono anche piccoli di statura, capite che coprire un campo di 13 metri per 5,40 è comunque un campo mo molto grande, ok? Nulla vieta anche con i principianti di andare a fare l'attacco difesa utilizzando solo metà campo, sempre senza corridoio finale, ok? Quindi questo campo che vi sto evidenziando, ok? Col giocatore celeste che sarà in difesa su metà campo e il giocatore arancione che sarà in attacco su metà campo. Sarà più facile attaccare, sarà più facile difendere, ma comunque stiamo mantenendo l'idea che uno è più in attacco e uno più in difesa. Ricordatevi sempre di modulare il campo, è la grande bellezza del campo da badminton che è formato da tanti
rettangolini di diverse dimensioni. Quindi, se vi ricordate, l'abbiamo fatto nelle primissimi episodi di Istanti di Badminton, okay? Quindi a gennaio, e utilizzate il campo anche così, cioè questa parte contro questa parte, ok? Questa parte contro questa parte, in base a quello che volete fare, potete utilizzare il campo veramente, veramente come volete. E poi quando utilizzate, diciamo, tutto campo, nulla vi vieta di andare a stringerlo o di allargarlo, ok? Perfetto. Quindi questa è la variazione che vi ho fatto vedere, che è molto interessante e vedrete se la sperimentate nei club, a scuola, come cambiano le cose. Ho ancora due variazioni da farvi vedere, poi stasera finisco anche un pochettino prima, così vorrei avere qualche domandina in più, se ci sono, se no una volta finiamo prima non c'è problema. E la prossima variazione è questa qua. È questa qui. Allora, se il giocatore celeste, okay, che era quello in difesa, continuando a difendere, subisce dei clean point, ok? Vi ricordate cos'è il clean point? Aspetta che lo faccio rivedere. Il clean point è quel punto, ok, pulito, clean point, punto pulito. Cioè immaginate uno scambio, faccio vedere uno scambio, ok. Clear, questo risponde clear, questo fa il drop, questo risponde net, questo gioca un net incrociato, questo risponde lift, ok. L'arancione fa uno smash, ok? Questo difende corto, il giocatore arancione spinge il volano forte a fondo campo, teso, e fa punto senza che il giocatore celeste arrivi sul volano, tocchi il volano. Il clean point è il punto pulito, no? Quello quando il giocatore riesce a mettere il volano a terra nel campo avversario senza che l'avversario riesca a toccarlo, scalfirlo, sfiorarlo con la racchetta. Allora, la variazione che possiamo dare è questa, che se il giocatore in attacco fa un clean point, due clean point, tre clean point, in base anche ai contendenti, decidete voi, okay? Se sono un giocatore molto bravo, un giocatore molto meno bravo in attacco e in difesa, magari dite che quello in attacco deve fare tre clean point per avere questo bonus. Se sono più equilibrate le cose, mettete solamente un clean point. Comunque, facendo un clean point, chi attacca, ok? Quindi immaginate il giocatore che ha attaccato, mette giù un volano a terra senza che il giocatore celeste lo prenda. Ecco, succede che nei due scambi successivi, immaginiamo che noi stiamo facendo l'attacco difesa uno contro uno, te, facendo partita, ok? Quindi giochiamo 10 punti, il giocatore arancione deve arrivare a 10, poi quando arriva a 10 punti, si gira, si può cambiare anche campo volendo, oppure si rimane sullo stesso lato del campo ed è il giocatore celeste che deve attaccare. Ecco, facendo questo clean point, succede che, ad esempio, io dico, per due scambi successivi, cioè nei prossimi due scambi dopo questo clean point, il giocatore celeste, immaginiamo che sono due giocatori bravi e stanno giocando su tutto il campo di singolare, il giocatore celeste, oltre ad avere il campo di singolare, c'è anche il corridoio esterno di doppio, ne ha solo uno. Quindi ecco, il giocatore arancione ha fatto un clean point e per due scambi dopo ha la possibilità di avere un campo avversario un pochettino più largo a disposizione. Quindi con la possibilità di punire ulteriormente il giocatore celeste, di farlo correre di più e di costringerlo, e anche lì entra in gioco poi anche la tattica, la strategia. Dovrà essere poi bravo il giocatore celeste a cercare di non scoprire ulteriormente questa zona, o comunque, in base alle possibilità che lui avrà nell'esercizio, perché magari può fare il pull, perché magari può fare kill, cercare di non allungare troppo gli scambi, perché altrimenti il giocatore arancione avrebbe un grande margine in quanto il campo avversario è più grosso. E l'altra variazione, sicuramente ve la siete già immaginata, è quella che, e decidete voi sempre il bonus, se fa due clean point consecutivi il giocatore arancione, quindi immaginate, si è giocato lo scambio e fa un clean point, poi si gioca
un altro scambio, pam pam, si gioca, si gioca, si gioca, e fa un altro clean point qua, ok? In qualsiasi zona del campo, ecco, il campo avversario diventa enorme, ok? Ovviamente questa cosa che vi sto dicendo non si fa per i principianti, se no vado a sconfessare tutto quello che ho detto prima del campo piccolo. Però questo, anche qui, non è una cosa che si trova in partita, perché quando gioco partita singolo, uno contro uno, non è che io ho il campo più grande del mio avversario. Però è un modo per forzare i giocatori a pensare. Quindi il giocatore è furbo che attacca, quindi il giocatore arancione furbo che attacca, non è che cercherà di fare punto clean point subito. E voglio ricordare una frase di Ciobbi che ci dicevamo sempre al Palabadminton: non devi giocare al gratta e vinci. Avete presente quelli che giocano al gratta e vinci, che pur di vincere spendono 100 euro al giorno, 200 euro al giorno, ci sono, alla fine però è meglio che non giocare, perché ti vieni quei soldi nel portafoglio. Ecco, cosa vuol dire? Ogni tanto è anche fortuna fare clean point, ma nel badminton è soprattutto costruirsi il punto. Quindi è importante non giocare al gratta e vinci, quindi cercare di fare clean point immediatamente, qualsiasi volano ricevo, cerco di buttarlo giù, perché sbaglierei, manderei il volano in rete, lo manderei fuori e darei un punto all'avversario. Stiamo giocando attacco e difesa con i punti, e rischio che la partita poi la vinca quello in difesa. E spesso capita, spesso capita, quando voi date questa regola del clean point, la gente si fa prendere diventa invasata e vuole chiudere tutto. Che quello poi succede anche in partita con i principianti, che non hanno pazienza, devono sempre chiudere il volano, chiuderlo vicino alla rete, vicino alle righe, non considerando il campo nella sua interezza, nella sua totalità. Abbiamo già detto, no? Il campo non va considerato come un campo terra piattista, dove io penso di fare punto solamente vicino alle righe, ma io posso fare punto anche al centro del campo, a mezz'aria nel campo, sul corpo dell'avversario. Posso utilizzare questa parte in alto del campo, perché comunque costringerà il volano a scendere in un certo modo, in un certo tempo, e quindi darà comunque da pensare dei fastidi al giocatore che riceverà il volano. Ecco, quindi è importante nel clean point, immaginiamo che il giocatore, la giocatrice rosa in attacco, non cercare di chiudere subito, immaginate, no? Parte lo scambio, servizio, molto lungo, profondo, a fondo campo, questa cerca di fare il super smash per chiudere lo scambio subito con un clean point, pam, il volano va a rete e cade nel suo campo, hai perso il punto, ok? Ma cercare di costruire lo scambio, quindi immaginate, servizio alto, gioco un clear, l'altro gioca un clear, gioco un drop, l'altro gioca corto, io gioco un lift tesi incrociato da mettere in difficoltà, l'altro magari rialza, l'altro è ancora qui a fondo campo, ok, e pam, lo punisco con un smash incrociato che magari fa punto. Ok, quindi lo scopo del clean point, che potete utilizzare anche negli altri sport, è quello di dotare i giocatori di pazienza e di ragionare cercando di fare quella cosa fondamentale nello sport di situazione, ok? Ovvero di costruire il gioco, ok? Costruire il gioco, che è fondamentale, ok? Quando giochi a badminton o in tutti gli sport di situazione. Rimetto il campetto. Perfetto, quindi possiamo dire come ultima variazione, il giocatore arancione, ok? Se fa questa volta due clean point consecutivi, ok? Oppure se nei prossimi quattro scambi fa due clean point, oppure se fa un clean point, ok? E nei prossimi scambi colpisce la rete con uno spin, ok? Il volano passa dall'altra parte. Decidete voi quanto sia difficile ricevere questo bonus, ok? Ecco. Con un bonus un po' più difficile possiamo dire, appunto, come ho detto prima, che il campo del giocatore in difesa diventa enorme. Quindi diventa un campo raddoppio, ok, contro un campo da singolo, ok? Ovviamente, se io poi dico, do la regola, hai fatto due clean point consecutivi, apri il campo avversario per due scambi, per tre scambi, capite che se si gioca a 10 punti, 7 punti, decidete voi,
il giocatore arancione va un grandissimo vantaggio per chiudere la partita a suo favore, perché comunque potrà indirizzare il volano qui vicino alla rete, utilizzando il corridoio laterale, anche questi angolini, anche spesso il volano va qui quando gioco dei lift, ok? Quando gioco dei lift dalla rete, piuttosto che dei clear, ok? Si può indirizzare il volano lì. Quindi diventa poi molto difficile per il giocatore celeste riuscire a gestire la difesa, perché ovviamente si trova come in un campo esagerato. Da una parte vado ad allenare per il giocatore arancione la consapevolezza di costruire lo scambio, dall'altra parte per il giocatore celeste devo cercare, quando ho una chance, uno spiraglio che magari mi ha lasciato il giocatore arancione, cercare io di fare dei colpi per terminare lo scambio, e se ho la possibilità di giocare degli spin a rete, perché no? Se ho la possibilità, perché il mio coach me l'ha dato, di fare dei kill a rete, perché no? Ok? E quindi di cercare di scardinare il gioco dell'avversario in modo da non subire questo campo estremamente grande. E il bonus e il malus, ok? E come si ottengono, le decidete voi, ok? Adesso abbiamo detto col clean point, un altro modo può essere se il giocatore arancione, ok? Riesce con uno smash e poi il follow, come si dice nel barometro, smash and follow, cioè smash e segui, a fare questo, ve lo faccio vedere, ok? Immaginate il giocatore che attacca e poi segue e chiude la rete con un kill, quindi immaginate, io sono a fondo campo, attacco, poi seguo a rete e chiudo con un kill, ok? Se chiudo con un kill, vuol dire che ho fatto un bel attacco e ho seguito bene il volano, anche lì ti posso dare il bonus di aprire un corridoio, oppure ti do il bonus che con un kill riesci a colpire l'avversario al colpo, al corpo. Non è regalo, non è molto educato, ma si può, ok? E spesso e volentieri si allena anche un pochettino il giocatore a colpire gli altri giocatori, soprattutto se sono voluminosi, okay? Quando si va a giocare con un giocatore alto o spesso, tra virgolette, comunque che tiene delle dimensioni in campo, è un buon modo fare punto tirandogli addosso, anche perché i giocatori comunque invece molto alti, molto lunghi, magari hanno dei problemi sui volani bassi, ok? Sui volani qui, ma a difendere lateralmente, ok, gli smash hanno meno problemi, perché comunque hanno delle leve, delle braccia, degli arti molto, molto lunghi, ok? Quindi ecco, anche quello può essere un bonus. Dall'altra parte anche invece potete creare anche voi in difesa dei bonus, ad esempio, vado a mettere il campetto, e poi ho quasi finito che sono le 9:15. Ok, vado a rimettere il campetto, lo vado a pulire. Ok, un pochino un po' pulire. Abbiamo sempre la situazione che il giocatore arancione è in attacco e il giocatore celeste è in difesa. Ok, potete anche voi mettere il clean point al giocatore celeste o il kill addosso al giocatore arancione. Ovviamente fare clean point in difesa è molto più difficile, ok? Però posso farlo se utilizzo bene i nastri con il net, con lo spin. Posso farlo se, ad esempio, succede questo. Immaginate il giocatore arancione, aspetta, li posiziono bene così lo vedete. Il giocatore arancione qua, il giocatore celeste qua, ok? In una parte di scambio questo schiaccia lungolinea, ok? Con uno smash lungolinea, il giocatore celeste, ovviamente spostandosi verso il volano, fa una difesa tesa incrociata lì, ok? Piuttosto che una super difesa corta incrociata che va a finire sotto la rete, può fare il clean point, quindi comunque stimolate il giocatore celeste a ricercare la massima qualità nella difesa, oppure semplicemente a resistere, quindi il giocatore celeste che, ripulisco il campo, resiste allo scambio e riesce a vincerlo anche magari con un clean point, perché lo scambio è diventato talmente lungo che comunque sono riuscito a far stancare il giocatore in attacco. È ovvio che quello celeste si stanca di più, ma il giocatore d'attacco, se poco furbo e attacca sempre, attaccare ha un grande dispendio energetico. Quindi immaginiamo uno scambio dove il giocatore celeste fa muovere il giocatore arancione in attacco. Ok, servizio alto, ok,
drop, ok, net, poi lift incrociato, ok, clear lungolinea, ok, smash lungolinea, difesa incrociata, net lungolinea, lift incrociato. Vedete che se quello celeste inizia a far muovere a destra e a sinistra, come ho fatto io, il giocatore arancione, anche quello arancione si stacca. Quindi anche quello un modo per il giocatore celeste di utilizzare il bonus, ok? Quindi fai un clean point, lo prendi al corpo, utilizzi, dai un bonus al giocatore celeste. E quale può essere il giocatore celeste? Può essere che magari nello scambio successivo o nei prossimi scambi il giocatore arancione senza smash. Allora le cose già iniziano a equilibrarsi. Perché sì che il giocatore celeste non ha il drop, però comunque levi per uno o due scambi lo smash al giocatore arancione. Oppure, di nuovo una limitazione di campo, puoi dire il giocatore celeste vince lo scambio con un clean point, nei due colpi, nei due scambi successivi, il giocatore celeste gioca solo su questo campo, ok? Cioè sui famosi quarter, vi ricordate che abbiamo fatto nella prima stagione. Ok, quindi capite che il campo del giocatore celeste diventa molto più piccolo, ok? Sarà difficile per lui fare punto. Adesso io vi ho disegnato questo campo, ma ovviamente potete decidere anche un altro. Possiamo dire il giocatore celeste ha vinto il suo bonus, ok? E negli scambi successivi il suo campo diventa metà campo. Quindi andiamo a fare poi un attacco e difesa dove il giocatore in attacco è tutto campo, ok? Il giocatore in difesa è su metà campo, quindi capite che sì che il giocatore in attacco è al tutto campo e deve sempre giocare qua, però per il giocatore celeste sarà molto semplice andare a difendere perché si troverà comunque sempre in zona e soprattutto essendo in zona, quindi non dovendosi muovere troppo con il corpo, sarà molto più facile per lui dare molta più qualità alle difese, soprattutto incrociate, ok? E così via, io vi ho fatto vedere qualche variazione, potete inventarne voi. L'importante, ecco, come ho già detto, è che non siano sempre i soliti esercizi che si ripetono da mesi, da anni, perché poi i giocatori si stufano. Poi, soprattutto quando vedete che ormai lo sanno fare, l'hanno digerito, è giusto sempre dargli dei nuovi stimoli. E comunque, quando c'è la partita, se voi lo fate sempre sotto forma di partita, i giocatori si impegnano molto di più. Quindi può essere appunto attacco, difesa, ok? Si gioca 7 punti, ok? Vince lui 7-3, perché in attacco ci sta, ha vinto lui 7-3. Un punto per il giocatore blu, ha vinto una partita. Poi si cambia, lei è in attacco, attacco, difesa. Vince lei 7-5, sono uno, pari. Ok? Tocca di nuovo lui in attacco. Vince 7 a 6, sono 2 a 1, due partite vinte contro 1 e così via. E gli si dice ai giocatori, vince la gara dell'attacco e difesa il primo giocatore che ha vinto 4 partite, 5 partite. Quindi capite che poi andare a vincere quei bonus e malus è importante, ok? Perché mi va a poi a pregiudicare l'andamento della partita. Perché se io per uno o due scambi ho un campo più grande o un campo più piccolo, capite che ho un vantaggio e uno svantaggio. Ecco, io spesso, se li ho sempre fatti così gli esercizi, più che a tempo a partita, dicendo vince poi chi vince più partite, arriva a 5 partite, 7 partite in base a quanto volete far durare l'allenamento e i giocatori si impegnano molto. Bisogna stare attenti da controparte che quando metti solo partita, i giocatori poco esperti, mettendo solo partita, come ho detto prima, vanno in tilt e qualsiasi colpo lo tirano per chiudere. Allora poi non vedi partita, perché cosa succede? Vedi questi giocatori che fanno l'attacco e difesa partita, ma è così. Servizio, volano in rete. Dov'è lo scambio? Servizio corto, lift, clear fuori. E non c'è scambio, perché sono concentrati solo a fare punto e quello è un grandissimo errore. Ovviamente dovete trovare il balance a volte. Giocate esercizi a tempo, a volte in partita, dipende anche poi, a volte come si presenta in palestra, a volte sapete che sono nel flow e riescono a fare tutto, a volte sono stanchi o poco motivati e dovete trovare degli altri stratagemmi per riuscire che alla fine il vostro allenamento sia
sia performante. Ecco. Allora, io ho finito. Alla fine ho detto vi lascio qualche minuto in più, ma non è mai così. Sergio Garzotto. Ciao Sergio, nel clean point, senza lasciare decidere l'attaccante se allargava il campo del difensore, accorciava il suo, e poi mi ha scritto, mi ha già risposto. Ok, sì, ti ho già risposto. Decidete voi, decidete voi. Date tante, delle tante variazioni, perché comunque che uno si restringa al proprio campo o che uno allarghi il campo dell'altro, comunque cambiano le situazioni. Poi potete fare una situazione anche mista, che nel frattempo in un clean point strano che è successo o in uno scambio che è finito in quel modo lì come volevate voi, ok? Tutti e due hanno un bonus, ad esempio, me lo sto inventando sul momento, questa roba qua non l'ho mai fatto, giuro, ma se mi ha fatto una domanda mi è venuto in mente. Ad esempio, giocatore in attacco, giocatore in difesa, ok? Diciamo comunque ai due giocatori, ok? Oppure non lo diciamo perché così almeno non lo pensano e non lo cercano, non lo ricercano, ma io so come coach che se questo scambio è ben giocato, e lo valuto io, o comunque ha un tot di colpi, quindi immaginiamo ha una 15-20 di colpi senza che il volano cada, quando il volano cade dice, ok ragazzi, non ve l'ho detto, ma avete vinto il jolly, ok? Il jolly qual è? Che tu che sei in difesa, ok? Hai il campo più piccolo, e tu che sei in attacco hai il campo più grande, quindi adesso il giocatore in difesa può lui allargare il volano, ok? E così via, adesso mi sono inventato questa cosa qua. Però così li tenete sempre sulla corda, li stimolate sempre e gli date sempre la possibilità di pensare. Allora, Federico, non seguivo bene quando parlavi del kill dopo il pull. Se puoi ripetere, ti ringrazio. Allora, il kill è non dopo il pull, dopo lo smash, Federico. Solitamente quando uno attacca da fondo campo sempre per modo di dire, cioè in questa porzione del campo qua, solitamente nel badminton si crea questo smash and follow, lo chiamo, cioè smash e segui, cioè che il giocatore che ha attaccato da fondo campo, ok, attacca e poi segue e va verso la rete, follow, segui. E se l'attacco è buono, di qualità, e la difesa dall'altra parte non è di qualità, spesso si riesce a chiudere con un kill. Quindi chi attacca, ok, fa lo smash, corre in avanti e poi chiude con un kill o magari con un block, ok? È una situazione che spesso e volentieri succede nel badminton e che poi abbiamo già visto anche nella prima stagione, si può allenare con gli esercizi di multi-feeding, di multi-shuttle, dove io allenatore un po' di volani, ok? Un po' di volani che lancio lunghi, il giocatore attacca, poi lancio un volano corto, il giocatore viene avanti e fa il kill. E quindi creo smash and follow, quindi immaginate, io qui allenatore con i volani, creo questo, vado dietro, attacco, vado avanti, faccio il kill, vado dietro, attacco, vado avanti, faccio il kill, detto nel badminton smash net, cioè fai lo smash e poi vai verso la rete, ok? Mauro mi dice, in tema di costruzione del gioco, ricordo sempre la tua raccomandazione di considerare il campo in 3D, quindi non con un semplice rettangolo, ma con un parallelepipedo, sì, esatto. Il campo sempre in 3D, non pensarlo, l'ho detto anche credo la scorsa domenica o due domeniche fa al corso di primo livello che stiamo facendo online, di non considerare il campo piatto, ok, ma di considerare il campo nella sua totalità, ok, come se fosse una scatola, perché io il volano, se mi date un secondo, apro lo sgabuzzino che mi è venuto in mente un'idea, però mi dovete dare un secondo, immaginiamo il campo così. Ok, quindi se noi stiamo giocando a badminton, ecco, immaginate, così forse lo capite meglio, dove può andare il volano, può andare, scusate non riesco a prenderlo, può andare lassù, ok, dove c'è quel soffitto là in alto. E più la palestra è alta, e più puoi pensare di andare il volano su, più la palestra è bassa, hai meno possibilità di usare ovviamente questo parallelepipedo, questo 3D, ok? Quindi è fondamentale andare a considerare il campo nelle sue altezze anche, ok? Quindi non solamente vicino alla riga e vicino alla rete, forse così avete inteso anche meglio un pochettino. Quindi i giocatori forti vanno a giocare anche il volano, ok? Giù, a mezza altezza, a destra, a sinistra, un pochettino più alto, 3, 4 metri, 5, 6, 7, 8, 9, perché comunque un volano che va molto in alto, calcolate che poi scenderà, prendo un volano nuovo,
che poi scenderà così, scenderà giù così, verticale. Capite che colpire un volano che viene giù verticale con la racchetta è difficile perché il sughero non è in direzione delle corde, ma in direzione del pavimento, quindi è molto difficile. Infatti, spesso e volentieri, chi gioca dei clear molto alti o dei lift molto alti, vi ricordo il lift, colpo che dalla rete va verso fondo campo, un lift di difesa, un clear di difesa, ok? Se lo giochi bello profondo e così alto, ve l'ho già detto, il giocatore che riceve questi colpi così alti, uno lo mandi in bestia, perché aspettare un volano così lento ti dà tempo di pensare e quindi di avere in mente tantissime idee e possibilità e poi spesso con i tiri di fare la scelta sbagliata. Ma poi è proprio la difficoltà di andare a colpire un volano che scende giù come il piombo di un muratore, ok? Ok, allora io avrei finito, alla fine non vi lascio mai tempo. Se ci sono delle domande, volentieri, su quello che abbiamo fatto, ok? Ricordatevi che queste anche variazioni si possono attaccare anche, utilizzare anche per altri esercizi, ma infatti qualcosa che abbiamo già visto anche nella prima stagione, e io lo utilizzo spesso, sempre per comunque variare, ma soprattutto dare ai giocatori la responsabilità di continuare a pensare, oh cavolo, il coach mi ha dato una variazione, adesso cosa cambia, cosa devo fare, cosa devo cambiare nel mio gioco, adesso mi ha dato un'altra variazione, devo continuamente di nuovo ricambiare, devo resettare, devo aggiungere qualcosa in più. Ecco, ricordatevi che il giocatore di badminton è estremamente bravo, un giocatore estremamente intelligente, ok? Giocatori di badminton forti, estremamente non intelligenti, non ne ho visti. Poi c'è qualche eccezione che conferma la regola, ma sono giocatori scaltri, ok? Furbi, ok? Rispondo, c'è qualche domanda, ho visto. Allora, aspetta che guardo. Allora, Fabio Menna, puoi caricare i video degli istanti di Bavi sul sito FIBA. Sono qui, Fabio, guarda, ti faccio vedere. Allora, aspetta, ecco, lo prendo di nuovo, dov'è? È qua. Allora, a parte che su YouTube si fa prima, Fabio, perché è più veloce, andavo a ricercare, ma sul sito sono qua. I video di istanti di badminton sono qui. Sito, aspetta, andiamo da capo, andiamo dalla home page. Sito, ok, sito, si va giù. Distanti di badminton, qui c'è questo rettangolo, clicco lì dentro, poi papam, papam, papà, tecnici, comunque stiamo parlando di esercizi, tank, e qua ci sono i video caricati delle puntate, vedi? Però li trovi anche su YouTube, il percorso è più snello, diciamo. Allora, nel 2022, Fabio, ci sarà il corso di preparatore atletico di badminton, che è un corso che non è mai stato fatto, è una nuova qualifica che mettiamo a livello federale, e quindi chi avrà poi voglia di prendere anche quella qualifica, quindi andare poi a interessarsi bene sulla preparazione atletica, c'è il direttore tecnico della nazionale, Lorenzo Pugliese, che è stato fino a qualche mese fa il preparatore atletico della nazionale, che chi meglio di lui può donarci tutte le esperienze che ha avuto con gli atleti nazionali al Centro Tecnico Federale. Quindi parlo del 2022, un corso che comunque ci sarà il prossimo anno. Ok, se non ci sono più domande, mi sembra di no. Se no, ci vediamo venerdì prossimo e continuiamo con l'attacco e difesa, ok? Con altre esercitazioni. Quindi vedete che comunque su una tematica quante cose si possono fare. Io vi do degli esempi, però da lì, anche se si erano detto degli altri che non avevo messo in cascina, che non avevo pensato, che non mi ero scritto, si può sempre divagare con esercizi e variazioni sempre più performanti, divertenti ed efficaci, soprattutto efficaci. Ciao a tutti, vi saluto, buona serata, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti.